Amici di Caccia Village, oggi mi trovo in compagnia di Silvia, meglio conosciuta come Silvia Sbaffi, chef di campagna. Una ragazza giovanissima che da poco si è fatta notare sui social. Perché? Perché lei ama preparare e cucinare tutti i prodotti che il bosco, la ruralità, ovviamente gli mette a disposizione. Silvia, come nasce questa tua passione? Ciao a tutti ragazzi di Caccia Village, hai detto proprio bene Martina, finora questa passione nasce perché sin da piccola sono sempre stata a contatto con gli animali, abito in campagna, quindi ho tutto a portata di mano, diciamo. Mio padre è sempre stato un appassionato e amante della caccia, quindi cinghiale, lepre, andiamo a tartufi, funghi, insomma tutto quello che la natura ci regala, ma anche ecco cacciamo questi animali. Quindi Silvia, tu sin da piccola sei stata sempre abituata a cucinare quello che la terra ti ha regalato. Esatto, da piccola più che altro osservavo mia nonna e mia madre che facevano queste cucine prettamente casarecce, tradizionali, e sono molto buone, sono sincera. Da crescendo mi sono appassionata anche al mondo della cucina e ho iniziato anch'io a riprodurre questi piatti e portarli sulle nostre tavole. Quindi hai deciso di condividere questa tua grande passione con il mondo dei social e di YouTube. In particolare, ed è così sì. Che sei diventata Silvia Sbaffi, chef di campagna. E indovinate, questa ragazza ci terrà compagnia perché per Caccia Village preparerà tantissime ricette gustose a base di cacciagione, erbe spontanee, funghi, tartufi e chi più ne ha più ne metta. Esatto. Quindi Silvia, io direi di non perdere altro tempo. Ci spostiamo in cucina. Che cosa ci farai assaggiare di buono? Lo vediamo oggi, tra poco. Ok. Amici di Caccia Village, eccomi qua. Oggi andremo a preparare il cinghiale in bianco con olive taggiasche e pinoli. Andiamo subito a vedere cosa ci occorre. Per 1,5 kg di cinghiale ho usato 100 g di olive taggiasche, 100 g di pinoli, alloro, rosmarino, ginepro, 1/2 cipolla, aglio, una costina di sedano, una carota, mezzo bicchiere di vino rosso, sale, olio e pepe. Per la cucina delle carni selvaggine come questa ci sono alcuni passaggi fondamentali da non saltare. Uno di questi è la marinatura. Ho utilizzato mezzo limone, un bicchiere di vino bianco. Per contrastare l'aroma acido del limone ho anche utilizzato delle spezie e erbe, quindi ho inserito nella marinatura rosmarino, la maggiorana, una macinata di pepe, bacche di ginepro, qualche foglia di alloro e un cucchiaio di zucchero. Questo passaggio serve per stemperare l'odore forte della carne rendendola più morbida e delicata. Durante la marinatura il limone coprirà il gusto selvatico che verrà assorbito dalle erbe e dagli aromi. È quindi importante utilizzare almeno un ingrediente acido come il limone o l'aceto. State attenti alla scelta perché può determinare il sapore della portata finale. Terminato il processo di marinatura della carne, l'ho sciacquata sotto acqua corrente fredda, l'ho sciacquata con un canovaccio pulito e adesso andrò a tagliarla a pezzettini piccoli togliendo il grasso in eccesso. Una volta tagliata la carne, non mi sposto subito ai fornelli perché preparo il soffritto. Carota, sedano e cipolla. Li vado a tagliare a pezzettini piccoli. Ci trasferiamo sul piano di cottura. Una volta che l'olio è caldo vado a inserire le verdurine. Le lascio così ammorbidire qualche minuto. Procedo a inserire i bocconcini di cinghiale. Li mescolo bene in modo da farli rosolare su tutti i lati. In questa fase la carne inizia già a insaporirsi. La fiamma va tenuta medio-alta. Una volta rosolato vado a sfumare con metà del vino rosso, alzo la fiamma e lascio evaporare. Dopodiché salo, per ora non abbondante perché facciamo sempre in tempo ad aggiungerlo, pepo. E infine inserisco alcune erbe aromatiche, ho scelto l'alloro, rosmarino e alcune bacche di ginepro che gli conferiscono un buon odore. Il vino evaporato vado a coprire con un coperchio e lo lascio cuocere per circa 2 ore.
Ci vuole pazienza per questa pietanza, infatti solo dopo una lunga cottura andremo ad ottenere una carne morbida. Mi raccomando, facciamo attenzione perché bisogna controllare spesso la cottura. Se vediamo che si asciuga troppo, andremo ad aggiungere un po' di brodo caldo vegetale che mi sono preparata a parte. Siamo giunti all'ultima fase di cottura ed è il momento di inserire le olive. Le aggiungo ora perché in questo modo rimangono intatte, non si spappolano e insaporiscono la portata. Le olive in salamoia così sono già salate di loro, quindi non credo ci sia necessità di aggiungere altro sale, ma per sicurezza assaggiamo sempre. Le olive con il cinghiale si sono ben amalgamate tra di loro. Per finire non ci rimane che aggiungere i pinoli. Mescolo il tutto e siamo pronti per impiattare. Finisco con un giro d'olio a crudo. Una fogliolina d'alloro e rosmarino per guarnire il piatto. Ciao a tutti amici di Caccia Village, buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta.